Altri live. Centro Revisioni Florio Calandra. Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Buon pomeriggio, siamo il 30 novembre, sempre in diretta su Firruci TV. Politica facile, abbiamo una donna come ospite, ci vediamo fra un poco e ve la presenteremo. Buon pomeriggio, vi dicevamo nell'anteprima, politica facile, oggi 30 novembre, sempre in diretta, qualche minuto di ritardo, ma è anche fisiologico in questo fine mese, è un poco strano perché siamo tornati ad essere gialli, sorridiamo tantissimo in questa cosa, noi comuni mortali. Adesso parleremo con la nostra ospite, Maria Rita Picone, Italia Viva. Ciao Maria Rita. Ci diamo un po' del tu e un po' del lei. Assolutamente. Italia Viva, intanto sei coordinatrice provinciale, di un po' come sei entrata in politica e come mai sei diciamo alla corte di Italia Viva. Allora, la storia è un po' lunga, i tempi sono brevi, quindi azzeriamo. Cominciamo alla fine. Io coordino Italia Viva da circa un anno, insieme al mio, diciamo, al consigliere comunale Dario, che so, Dario Chinnici, già so che è stato ospite in questa trasmissione. Ho l'onore di coordinare questo partito che è a livello capillare molto molto diffuso ormai in Italia, ma ovviamente a noi interessa soprattutto a Palermo. La mia carriera politica inizia circa poco più di 20 anni fa. Ho svolto diversi ruoli, soprattutto nel territorio di Carini, nel distretto di Carini, Isola, Torretta, eccetera, il distretto 34. Ho fatto vice sindaco, ho fatto anche l'assessore, e però Palermo ovviamente è la città in cui vivo, per cui è stato sempre nel mio cuore. Mi hanno scelto, siamo noi stati, in questo momento siamo nominati come coordinatori. Ci sarà un momento in cui ci saranno pure i congressi e quindi poi saremo eletti, per in questo momento siamo coordinatori. Questi, diciamo, nominati. Sono le fasi, diciamo, successive magari a questo anno, sì, un po' strano, perché molto. È un anno strano anche per la politica, penso. Assolutamente sì. La gente è disamorata per la politica, cioè ha proprio un distacco, vede con sospetto qualsiasi elezione, qualsiasi iniziativa che parta dalla politica. Tra l'altro tu sei un insegnante, una professoressa al liceo Einstein, quindi comunque il tuo vero lavoro, ecco, non è la politica, ma è l'insegnante. Ma in questo momento, da professoressa, come vedi il futuro soprattutto di questi ragazzi che tra il metà anno 2019-2020 scolastico e questo altro metà anno, diciamo, è un anno che non studiano davvero? Sì, la didattica a distanza, nonostante gli sforzi, l'impegno di tanti presidi e anche di tanti docenti, non ha dato i risultati sperati. Il contatto umano nella scuola è fondamentale. Noi ci stiamo male da insegnanti, immaginiamo i ragazzi. Inizialmente hanno preso questo, diciamo, le didattiche a distanza come un momento di vacanza. Pensavano che da un momento all'altro finisse. Non immaginavano assolutamente che si arrivasse addirittura a finire l'anno in questo modo. Noi abbiamo fatto gli esami di maturità l'anno scorso, soltanto il giorno degli esami in presenza, senza prove scritte. È stato davvero difficile per loro. Tra l'altro sarà, scusami, un brutto ricordo, perché comunque l'esame di maturità non è quello di 10 anni, 15 anni fa, però è sempre
un passaggio per i ragazzi importantissimo. Anche le scuole elementari, dico, non si fanno più gli esami di quinta, però o di scuola media, dico, sono dei punti di riferimento dove tu comunque cominci a, cioè fai il primo esame, superi la paura, quindi certo. Cosa che purtroppo molti non potranno fare mai più. Ma speriamo presto invece che si torni in presenza, speriamo anche quest'anno 2020-2021 che alla fine i ragazzi possano svolgere un esame di maturità in maniera tra virgolette normale. Vedete com'è strano il fatto della normalità, cioè per noi era normale fare gli esami, fare le prove scritte. I ragazzi questa cosa la vivono molto male, soprattutto coloro i quali proprio vedevano nella scuola un momento di aggregazione, di crescita. Pensi che questa cosa comunque ci segni per il futuro, a prescindere dalla fine chiaramente della pandemia, che prima o poi finirà? Dico, ormai si spera in questo vaccino che ci possa ridare libertà. Ma io credo che ci stiamo abituando alle mascherine, cioè se vediamo qualcuno senza mascherina, diciamo la mascherina, cioè ci stiamo abituando a questa anormalità e questo un po' mi spaventa. Io nel ruolo che ho quest'anno di psicopedagogista mi accorgo che molte famiglie hanno davvero difficoltà a interagire con i figli perché non sono abituati a stare 24 ore a contatto con i loro figli e a fare praticamente loro da filtro a tutto, perché prima c'era la scuola, le altre agenzie educative, il pomeriggio, la palestra, i momenti di aggregazione. Mancando questi siamo veramente in un momento di grande difficoltà. Lo supereremo e ci rialzeremo tutti, però sicuramente a livello psicologico stiamo vivendo molto male questa cosa. Tra l'altro noi che siamo molto zuvasavasa, ecco, utilizziamo una terminologia molto non comune tua, a noi, non, sì, vabbè, non è mia, però diciamo che abbiamo sempre vissuto di baci e abbracci, sì, anche tra uomini, tra donne, cioè la nostra, le nostre abitudini, il nostro calore si è sempre manifestato anche in queste occasioni. Sai che quando finirà continueremo, magari diventeremo un po' milanesi, ecco. Sì, continueremo, infatti certe volte parlando con gli amici diciamo, ma vi ricordate che ci davamo il bacio quando ci incontravamo? Cioè, ora sembra veramente strano. Ovviamente passeremo questa fase brutta, sicuramente si tornerà ad avere rapporti come prima, però io non penso che siamo vicini alla fine. Consigliera di parità della città di Palermo. Chi è la consigliera di parità e di cosa si occupa? Io ti ringrazio di questa domanda perché in effetti è un ruolo che non è molto conosciuto. Infatti non è molto, io dico che no. Forse è la prima volta nel mese di politica facile che facciamo questa domanda. Hai visto? Aspettavamo te. Infatti, porto questa novità. Allora, la consigliera di parità in realtà è un ruolo che esiste da oltre 20 anni. Esiste una consigliera di parità per ogni provincia o in questo caso città metropolitana, una per ogni regione, poi una consigliera di parità nazionale. Siamo una rete a livello capillare in tutta Italia. Lo scopo principale, anzi la consigliera di parità, nasce per la difesa delle donne in campo lavorativo. In realtà questa cosa poi viene anche, questo ruolo viene accresciuto anche dal fatto che ci occupiamo di casi di mobbing all'interno appunto degli ambienti di lavoro e cerchiamo di dare una mano a chi ha difficoltà, per esempio, nel portare avanti la sua carriera rispetto a un uomo che ha le stesse caratteristiche però riesce a fare carriera con più velocità. Ecco, questa è una delle cose, ma parliamo ovviamente di dimissioni in bianco, ciò significa tutte quelle donne che per essere assunte devono firmare il famoso foglio in bianco dove poi il datore di lavoro andrà a scrivere le sue dimissioni e tutte queste situazioni in cui la discriminazione diciamo fa da padrona. Sull'argomento donna, noi la settimana scorsa abbiamo realizzato per il Rotary distretto 2110 uno spot significativo che ti devo dire il 25 novembre siamo arrivati tantissime applausi e complimenti, però io ho sempre sottolineato che non dobbiamo ricordarci solo di questo problema, perché è un problemone il 25 novembre, ma anche il 7 febbraio, nel senso che non dobbiamo essere legati soltanto alla giornata
dedicato. Dovremmo imparare in qualche maniera intanto a distribuire questa comunicazione, non dico giornaliera perché magari è impossibile, però avere una certa cadenza per tenere sempre caldo l'argomento. Il problema è culturale, cioè io sono stata anche insegnante della scuola dell'infanzia, quindi diciamo, conosco tutto l'arco della vita dei ragazzi. La cultura si forma proprio lì, cioè alla scuola dell'infanzia, dove i modelli che hanno all'interno della famiglia, che hanno i bambini, sono stereotipati. La mamma lava i piatti, papà va al lavoro. Nel momento in cui noi cresciamo questi bambini con questi modelli, ovviamente loro da grandi, e quindi da adolescenti, ma poi da adulti, avranno questi modelli da seguire. Quindi il problema è culturale. Se noi riusciamo a far crescere i nostri bambini, i nostri figli, ma anche i nostri alunni, con la parità nel cuore, dico io, cioè considerandoci tutti pari a tutti i livelli, cioè a livello ovviamente lavorativo, ma anche scolastico, ma anche di amicizie, eccetera, allora qui forse noi potremo veramente cambiare le cose. Io ho la possibilità anche di, ho l'opportunità di lavorare con un CAF, e per il tempo libero, poco tempo libero che ho, soprattutto il sabato, io collaboro in un CAF e lì mi rendo conto che tante donne, prima di essere assunte, firmano le dimissioni in bianco, solo che cascano male perché vengono da me, quindi ovviamente io le metto in guardia contro questo tipo di usanza, diciamo. Sì, di usanza che ovviamente è a discapito non solo della donna in quanto donna, ma della madre lavoratrice. Ecco, questa diciamo è una cosa da scardinare. Tra l'altro molte donne si lamentano che quando sono mamme hanno la difficoltà ancora più elevata di trovare posto, come se avere un figlio sia un problema. Ecco, questa è una cosa che ti capita spesso? Questa è una cosa che mi capita spesso, ma la cosa più triste è che spesso sono le stesse donne che, pur di lavorare, firmano le dimissioni in bianco oppure assicurano al datore di lavoro che per almeno 5 anni non si sposeranno e non avranno figli. Ecco, il discorso della cultura sta proprio lì. Cioè, se io ho la consapevolezza che essere madre non è una diminuzio, anzi è un modo per anche contribuire alla crescita della società, allora se io lavoro la consapevolezza, allora a quel punto posso fare molto. E sicuramente in Italia, ma in particolare in Sicilia, mancano quelle che sono le strutture che aiutano le donne a essere madri e lavoratrici. Per esempio mancano gli asili nido, mancano gli asili nido aziendale. Questo è un appello che noi come Italia Viva facciamo a tutti gli amministratori a livello locale, ma anche gli amministratori a livello regionale. La nostra ministra Bonetti, per esempio, ministra delle pari opportunità, crede moltissimo in questo e ha promosso lei il Family Act, proprio le azioni a favore della famiglia, dove famiglia significa sicurezza lavorativa, un posto dove aiutare le famiglie a crescere i propri figli e poi un sostegno proprio alle famiglie che, specialmente in questo momento, sono in difficoltà. Ci fermiamo per 60 secondi per la pubblicità. Il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere.
Rientrati, stavamo appunto parlando con la nostra ospite di questa brutta abitudine, se la possiamo chiamare così, una piaga, non so qual è forse la terminologia giusta, e ti voglio chiedere, raccontaci un episodio magari che ti è rimasto impresso, che magari ti ha fatto anche arrabbiare di sabato quando vai al caffè, perché suppongo che ti capitano al caffè queste cose. In realtà mi è accaduto, sono accadute tantissime situazioni che mi piacerebbe raccontare, ma una in particolare mi ha colpito. Si trattava di una giovane lavoratrice, non aveva neanche compiuto 20 anni, una lavoratrice orfana di genitori che si prendeva cura del fratello disabile, per cui il fratello disabile ovviamente che stava a casa ed era a carico suo. Lei lavorava in uno di questi, non dico il nome ovviamente, è in uno di questi posti dove si mangia la bistecca e il panino, cioè di questi ristoranti moderni direi, dove ci sono dei turni di 8 ore e che sono turni, vanno dalle 8 del mattino a volte fino alle 24, quindi questi ragazzi che lavorano, soprattutto giovani che lavorano in questi locali, hanno dei locali e degli orari sono abbastanza flessibili, con una particolarità. Il datore di lavoro di questa ragazza, che chiamiamo magari per convenzione, la chiamiamo Giusy, in realtà non si chiamava così, per evitare, aveva dei turni che ogni tanto il datore di lavoro, sicuramente per necessità, le cambiava. Il problema è che le cambiava i turni dall'oggi al domani, per cui questa ragazza, che aveva anche a carico il figlio disabile, il fratello disabile, aveva difficoltà a organizzarsi. Quindi è venuta un giorno da me, proprio in qualità di consigliera di parità. Noi abbiamo la sede presso gli ex uffici provinciali del lavoro. È venuta da me disperata, dicendo: io mi devo licenziare perché non riesco più ad accudire mio fratello, e quando ho difficoltà appunto a cambiare i ruoli, mi fa andare e poi non mi paga i turni, non mi paga gli straordinari, insomma mi crea di questo tipo di problemi. Ebbene, io oltre a sentirmi coinvolta in questa cosa, perché mi sono per un attimo immedesimata in questa giovane donna, noi abbiamo un figlio che è più grande di lei, quindi mi sono immedesimata nel fatto che questa ragazza non soltanto dovesse andare a lavorare per mantenersi e per mantenere il fratello, ma in più aveva a che fare comunque con un datore di lavoro che non veniva assolutamente incontro a questa situazione. Ebbene, lei si è licenziata, ma nonostante ciò siamo riusciti a farle avere un'indennità tale, diciamo dal punto di vista economico, un riconoscimento per cui lei si è potuta mettere in proprio e quindi riusciva tranquillamente a gestire la situazione. Questo è uno dei tanti casi. Ecco, lì è entrata proprio, è entrato il ruolo della consigliera di parità, che si è costituita parte civile, e quindi lì abbiamo vinto una causa che poi fortunatamente non è neppure andata a causa, ma l'abbiamo risolta appunto con una, diciamo, una poi condivisione degli obiettivi da raggiungere, non c'è stato bisogno delle lungaggini. Però questa è una delle tante cose, accade a livello di pubblico impiego così come di aziende private. Ovviamente nel pubblico impiego la donna è un po' più tutelata rispetto all'impiego privato. La politica e la politica, i cittadini sono lontani dalla politica, questo è un dato di fatto, non è una mia opinione naturalmente. Perché sono così delusi i cittadini? Ma i motivi sono diversi. Io inizierei dicendo che noi politici, mi metto pure io, abbiamo determinato questa distanza. Perché vedi, a livello locale, quando il cittadino va a votare, sceglie il proprio rappresentante, perché elegge il proprio sindaco ed elegge i propri rappresentanti in consiglio comunale. Anche a livello regionale noi esprimiamo la nostra preferenza
per il, sin, per il deputato, no? Il nostro deputato che ci rappresenterà all'Assemblea regionale, ed esprimiamo pure la nostra preferenza per il Presidente della Regione. A livello nazionale non è così, perché deputati di tutti gli schieramenti politici a un certo punto hanno deciso che non si dovevano più scegliere i propri rappresentanti in Parlamento e quindi hanno fatto in modo che i partiti scegliessero per noi. Per cui ci ritroviamo noi deputati e senatori a Roma di cui non conosciamo neppure il loro volto, non soltanto il loro nome. E non possiamo neanche eleggere il Presidente del Consiglio, perché come tu sai anche il Presidente del Consiglio è viene espresso poi in teoria, perché gli ultimi cinque ci danno imposti. Scusami. Sì, non hai ragione, ma non vengono neanche. Sai, io ho un po' di diritto a scuola, gli ultimi cinque imposti un po' dal Presidente della Repubblica, esatto, non è il top della democrazia, a prescindere, ripeto, simpatia, antipatia, colori. Noi diciamo l'ultimo forse che è decaduto e che era stato eletto è stato Berlusconi, dopodiché sono stati tutti comunque messi lì non da noi. Ecco, noi siamo una Repubblica in teoria. Noi siamo una Repubblica parlamentare, noi eleggiamo i parlamentari, però non possiamo eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché poi il Presidente viene eletto, viene individuato da una maggioranza che si forma. Il problema è che questa legge elettorale fa decidere ai partiti chi deve andare a rappresentarci. E questa cosa l'ha voluta un governo di centrodestra, ma l'hanno votata all'unanimità tutti. Perché? Infatti non è proprio la provenienza. No, perché infatti la politica, questo è stato uno degli elementi che ha determinato la distanza. Ma poi anche questi fenomeni populisti che si chiamino 5 Stelle piuttosto che i no vaccino, no novac, eccetera, tutti questi movimenti populisti che sono dettati non da vere scelte, ma io dico da emozioni, dalla pancia di quel momento. E allora chi grida più forte viene scelto, viene individuato come il partito, il movimento che può salvare le sorti della nostra nazione. Ma non è così. Io sono per un ritorno alle preferenze anche a livello nazionale e sono per il voto consapevole. Andiamo a individuare coloro che ci devono rappresentare, non perché sono cugini, parenti, amici stretti o i vicini di casa, ma perché realmente hanno le competenze e anche la forza di fare le cose. Perché credimi, fare politica per una donna in particolare, ma in generale, impegna davvero tanto, tanto tempo. Cioè, se lo vuoi fare sul serio, devi stare sul campo. Il sindaco non deve stare nella sua stanza, ma deve stare a Roma o a Palermo, all'Ars, a cercare di portare fondi nel suo territorio. Quindi, se si pensa di fare la politica della buca o la politica della soluzione dei piccoli problemi, non va bene. Ma tu questa Palermo come la vedi? Nel senso che non parliamo di immondizia, perché altrimenti cadiamo un po' nel ridicolo, perché arriva la Tari. Oggi ho visto in mia regione alla posta, c'erano le persone che facevano la fila per pagare la Tari, bella pesante, per poi avere a 50 metri l'immondizia che effettivamente arriva. Ecco, perché? Allora, tu che sei professoressa, che sei donna, che stai in questa città da tanti anni, non è possibile, a prescindere dall'amministrazione, perché sì, colpa del sindaco, ma non è solo colpa del sindaco, noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Il sindaco di turno può essere il colpevole del 50%, ma l'altro 50% è colpa di tutti i palermitani, dal primo all'ultimo. Una nota dolente anche questo è un problema culturale. Il sindaco può fare di più? Sì. Il sindaco può fare di più perché il sindaco può cercare una soluzione diversa dalla discarica aperta, vicino, lontana. Perché è chiaro che conferendo tutti quanti nella stessa discarica, è chiaro che prima o poi c'è la saturazione. E quindi occorrerebbe trovare una soluzione alternativa, un termovalorizzatore, non lo so. Io
Non sono anche 2 o 3 in Sicilia ce ne vorrebbero, assolutamente, sai? Sì. In Lombardia ce ne sono 18. Ci sarà un motivo. Ma è sempre in Italia o la Lombardia o l'hanno tolto, messa fuori? Questo purtroppo. Allora, da se voi. In Lombardia ci sono, perché non in Sicilia? Allora io credo che molti delle colpe sono di cercare altrove, non è soltanto il sindaco. Sicuramente una buona campagna contro l'accumulo dei rifiuti passa sempre dalla scuola. Questo, diciamo, qualche anno fa c'è stata, all'inizio, quando c'è stata la moda, perché ascolta, è una moda, della differenziata, quantomeno in Sicilia, la moda della differenziata, ti devo dire che qualcosa tra Iato, tra le aziende, tra l'allora Amia, che si chiama RAP, sì, comunque si era cercato di creare un po' di comunicazione, soprattutto per la scuola elementare, perché è da lì che si deve partire per il cambiamento, non sicuramente dalla scuola superiore. Poi di punto in bianco tutto è sparito, non esiste più un progetto, non esiste più un modo per arrivare appunto alla base, che perché ti devo dire la verità, io spesso vedo fuori le scuole elementari che i genitori dal finestrino lanciano tutto, che è brutto da dire, è in automatico che quel bambino lancerà tutto pure dalla macchina. Infatti, noi facciamo, cioè i nostri figli fanno quello che facciamo noi, non quello che diciamo di fare. Tanti papà con la sigaretta in bocca dicono al loro figlio adolescente: non devi fumare. La stessa cosa vale se io do l'esempio di gettare la carta o il pacchetto di sigarette al finestrino, è normale che mio figlio lo farà. Quindi anche lì tutto passa attraverso una educazione che deve fare la scuola, come deve fare anche la famiglia. È pur vero che in alcune zone di Palermo ancora non c'è la differenziata. 8ª circoscrizione, non c'è la differenziata, per esempio. Alcune parti della 7ª neppure. Questo perché? Perché questa differenza? Poi attraversi via Libertà, da via Imperatore Federico, e lì trovi la differenziata. Quindi è normale che nel momento in cui la famiglia ha difficoltà a differenziare, attraversa la Libertà e getta i propri rifiuti nel cassonetto di un'altra strada. Dico, il problema va affrontato in maniera un po' più generale, in maniera un po' più organica, non organica in questo caso, ci sta. Perché parliamo più umido, adesso è più organico. Dico, in maniera un po' più grande, ecco, non possiamo parlarne noi. Italia Viva fa sicuramente la sua parte, a livello locale noi come amministratori la facciamo, però ecco, qui ci vuole un intervento anche a livello europeo per poter finalmente avere la possibilità di noi stessi di differenziare e di riutilizzare i rifiuti che differenziamo e che ricicliamo. Sarebbe anche una bella apertura per l'occupazione, per esempio. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria e poi subito la seconda, anzi no, scusate, ma la terza parte del nostro programma dedicato appunto ai nostri cittadini, Politica Facile. Bologna SRL, leader a Palermo nel settore del materiale elettrico civile ed industriale, è lieta di comunicarvi l'apertura del nuovo punto vendita Accademia Centro Illuminotecnica. Da noi troverete i migliori marchi dell'illuminazione tecnica e decorativa, reparto caldaie, climatizzatori ed energie rinnovabili. Vi aspettiamo a Palermo in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 3422. Accademia, diamo luce ai vostri sogni. Rientrati sempre in diretta su Firruci TV, Politica Facile, il programma dedicato ai nostri cittadini, ai nostri siciliani che vogliono assolutamente ascoltare con un linguaggio semplice appunto la parola dei nostri amministratori. Maria Rita, stavamo parlando purtroppo di questo problemone, ecco, non è un problema dell'immondizia, però passiamo un po' al futuro di questa città. Nel 2022 ci sarà
una tornata elettorale importantissima. Dopo due legislature, il sindaco Orlando sicuramente non sarà il sindaco di Palermo, perché noi ormai ci scherziamo un po', ma su 35 anni l'ha fatto 5 volte, sono tanti. Dove starà Italia Viva e soprattutto quanto sarà difficile amministrare, a prescindere appunto dal colore politico? Allora, sicuramente sarà difficile amministrare, perché in generale è difficile amministrare, quindi io ringrazio già da ora chi si prenderà questa gatta a pelare. E il problema è che nel momento in cui Italia Viva troverà una candidatura di una persona capace, allora sicuramente l'impegno sarà al fianco di questa persona. Ma se Italia Viva non riesce a trovare appunto una persona in grado di amministrare, sicuramente la candidatura partirà proprio da Italia Viva. Noi abbiamo diversi rappresentanti a livello regionale che sono bravi, sono molto capaci, molto competenti, soprattutto hanno esperienza politica e saprebbero benissimo amministrare la città di Palermo. Sappiamo che hai avuto questa esperienza come vice sindaco e assessore al comune di Carini, un altro comune non facilissimo da amministrare. Che esperienza è stata? Soprattutto da donna, perché ecco, un vice sindaco donna a Carini, sai, già un po' stona. Allora, io ti dico la verità, quando ho iniziato, era il lontano 97, quando ho iniziato... Ma come sono giovanissimo. Ti ringrazio, è stato un 97 sono... Lo so. Ho cominciato come semplice consigliera comunale, nel 97 eravamo in consiglio comunale, eravamo 20 ed eravamo soltanto due donne. Tra l'altro ricordo alle giovani, le neoelette nei consigli comunali, diciamo di recente elezione, che c'era una sola preferenza, quindi o si votava un uomo o si votava una donna, non c'era doppia preferenza di genere, per cui sinceramente per una donna era un po' difficile. Poi io sono stata la prima a Carini a fare dei manifesti e nel 97 era un po', gridavano un po' allo scandalo, ha fatto i manifesti, ebbene comunque mi hanno eletta e poi dopo due anni ci sono state nuovamente elezioni, perché il sindaco è stato, ahimè, sfiduciato, non da me, e poi sono diventata assessore e ho svolto anche il ruolo di vice sindaco per ben 5 anni. È stato sicuramente impegnativo, perché la donna veniva vista un po' con diffidenza, la donna che aveva un ruolo politico. Infatti ero l'unica donna in giunta nel 2002. È stata da questo punto di vista, ecco, un po' impegnativo, perché ho dovuto sgomitare per far capire che sapevo fare le cose anche io. Dopodiché invece è stato molto gratificante, perché i miei elettori mi hanno gratificato e mi hanno eletto poi successivamente. Mentre ho amministrato io, ho avuto la fortuna di svolgere il ruolo di assessore alle attività sociali. Carini fa parte di un distretto, distretto sociosanitario 34, anche Palermo fa parte di un distretto, credo che sia il 42 o il 43, però diciamo, quando tu svolgi il ruolo di assessore di un comune capofila, riesci, diciamo, veramente a mettere in atto le competenze. Le mie sono competenze appunto di tipo psicologico e pedagogico, e ci siamo occupati del distretto, e il distretto sociosanitario di Carini era il primo in Sicilia per capacità di spendere i soldi, per spendere le somme che la regione metteva a disposizione, e poi per livello, cioè siamo cresciuti tantissimo, abbiamo messo lo psicologo nelle scuole, abbiamo fatto il lavoro rosa, finanziavamo le aziende affinché prendessero delle donne in situazioni di disagio e le avviassero a un lavoro. Quindi noi pagavamo mensilmente queste donne, l'azienda doveva soltanto pagare l'assicurazione, quindi con una cifra davvero bassa. Modi stage, diciamo. Sì, uno stage pagato, con alla fine l'obiettivo, ovviamente, qual era l'obiettivo per il territorio? Che queste donne poi fossero assunte. E così siamo riusciti, su 42 donne, siamo riusciti a farne assumere due a tempo indeterminato. E credo che
a tutt'oggi ancora lavorino. Quindi è stato per noi un gran risultato, in quanto donne che prima erano abituate a stare a casa, a fare le casalinghe soltanto, hanno dato il loro contributo alla famiglia, quindi si sono rimesse in gioco, riprofessionalizzate. È stato simpatico, per esempio, quando dovevano compilare un curriculum, no? Immaginiamo noi a una donna che è stata soltanto madre e moglie, quindi era sempre all'interno del nucleo familiare, doveva compilare un curriculum. Allora noi chiedevamo, perché in tutto questo abbiamo anche creato uno sportello di orientamento per cercare di capire cosa in realtà le donne volessero fare, che lavoro volessero svolgere. E quando si sedevano di fronte appunto alla psicologa che faceva il colloquio, diceva: lei cosa sa fare? Cioè, io veramente non ho fatto mai niente. Allora la psicologa aveva la domandina: ah sì, ma lei a casa cucina? Ma cucinare? Io sono bravissima, faccio dei pranzi eccezionali. Allora sa cucinare? Ah no, per la cucina. E poi, non so, ha mai cucito qualcosa? Ma io per cucire? Ma sono eccezionale, io so cucinare. Allora vede che lei sa cucinare, sa cucire, e poi si è scoperto che sapeva far fare i compiti fino alla quinta elementare a suo figlio, aveva il metodo per far imparare le tabelline. Insomma, le donne si scoprivano competenti, e questo per noi era motivo d'orgoglio. Purtroppo, come si dice, le cose belle, così come le cose brutte, fortunatamente, non durano per sempre. Quindi poi, ovviamente, non potendo più amministrare quello che è avvenuto, è sotto gli occhi di tutti, l'amministrazione attuale, ma anche quella precedente, non ha dato seguito, diciamo, a queste buone prassi, e hanno voluto scegliere una strada diversa, e quindi molte cose si sono, diciamo, accantonate. Io non dico perse, perché secondo me noi possiamo sempre riprendere le fila del discorso, e questo lo vorrei fare a Palermo. Nel momento in cui ci saranno le elezioni, vorrò dare dei consigli a chi amministrerà. Invece, una cosa curiosa: io non ho mai amato questa doppia preferenza, nel senso che per forza un uomo e una donna, secondo me è un po' un'imposizione. Avrei preferito lasciare come lo era quando sei stata eletta tu, libera, però magari trovando una soluzione, diciamo, in percentuale, perché tu cioè, secondo me, io posso anche votare te e non votare un uomo, non è detto che io debba votare proprio l'uomo. Secondo me non è stata un po' una forzatura? Allora sì, perché sicuramente la imposizione, che poi comunque non è un'imposizione, che tu puoi scegliere di votare solo un uomo o solo una donna, quindi puoi ancora fare. Però io vado alle urne e faccio, cioè, voto due persone, in teoria io dovrei votare una persona e poi il sindaco della coalizione, in base alla tipologia di... è stata un po' una forzatura questa. Sì, allora, io non sono per la doppia preferenza in linea generale. Come consigliera di parità ovviamente lo sono, perché accresce la possibilità per una donna di ricoprire un ruolo come quello di consigliera comunale. Anche nelle giunte, per esempio, ci sono, nelle giunte comunali, nelle amministrazioni, c'è la percentuale minima di figure femminili che devono ricoprire questo ruolo. Io credo che sia stata necessaria questa legge, anche se non sono del tutto d'accordo, perché io credo che la persona deve essere eletta non perché donna, ma perché ha delle competenze. La stessa cosa vale per gli uomini. Cioè, l'uomo deve essere eletto non perché è accanto a una donna che è brava e quindi scegliamo Picone e mettiamo l'uomo, ma perché realmente ha delle competenze specifiche e può realmente portare il proprio contributo. Quindi io sono contraria, tant'è che la legge regionale ancora in Sicilia è di preferenza unica, mentre in alcune regioni d'Italia, sai, la preferenza è doppia. Tra l'altro io sono un po' critico sugli eccessi, nel senso che in Italia, se per caso non sei d'accordo sui gay, ti prendono subito l'omofobo e ti aggrediscono. Stessa cosa per quanto riguarda
il problema, l'argomento uomo-donna, stessa cosa su tutto. Dico, ma in Italia, se non sei d'accordo con quella fascia di gente che magari, oppure dici una cosa, viene subito strumentalizzata, utilizzata e preso per razzista. Se tu dici che sei per caso d'accordo al fatto che non sbarchino gli emigrati in Sicilia, non è che ti dicono perché sei razzista, perché c'è questo modo eccessivo di attaccare e comunicare senza magari, ecco, in italiano stiamo parlando, perché c'è questo eccesso, e soprattutto è solo figlio della nuova comunicazione, che è la rete, che è internet. Allora, hai ragione, perché la propria opinione non si può più esprimere se non fa notizia. Allora, se io vado contro, per esempio tu hai fatto l'esempio dei gay piuttosto degli immigrati. Ce ne ho un sacco amici rispetto, sì. Guarda, forse per me è una normalità, ognuno è libero di interpretare la propria vita, la propria sessualità, tutto, nel massimo del rispetto, nel senso, certo, che io, per esempio, vedo il Gay Pride come, sì, un evento bellissimo. Non sposo sicuramente gli eccessi, perché diventa carnevale. Quindi tu puoi essere lesbica o gay e vivere la tua sessualità come con chi vuoi, non interessa. Là, ecco, subentra l'eccesso e poi viene strumentalizzato sia nelle persone, tra virgolette, normali, e sia su di loro, perché poi ci sono tantissimi gay che io conosco che non sopportano questo evento fatto per forza, mettersi truccati, c'è l'esagerazione. Ecco, non si può riuscire a trovare, secondo te, una normalità, che purtroppo oggi è un po' utopia su tutto. Allora, io credo che si tornerà alla normalità e a poter dire come la si pensa. L'importante è che non si esprima appunto o razzismo, oppure non si esageri nella discriminazione, perché io, difendendo ovviamente, essendo contro le discriminazioni, sono ovviamente contro qualsiasi discriminazione, anche quella di genere, ma soprattutto della libertà personale. Il problema sono gli eccessi, hai detto benissimo tu, gli eccessi sono un problema, e purtroppo il mondo di internet e il mondo di questa conoscenza immediata, di questa informazione che viaggia così velocemente, è fatto di eccessi. Quando si deve dare, tu fai caso anche al giornalismo quotidiano, se si deve dare una notizia negativa, la si dà e subito passa la notizia negativa. E quindi una persona, da un secondo all'altro, da un piedistallo, noi la seppelliamo sottoterra e la distruggiamo a livello mediatico. Okay? Vado, per esempio, il mio riferimento è anche ai politici, ma anche a uomini comuni, che vengono accusati di un qualcosa, poi magari vengono processati e vengono assolti, e si dà la notizia in due paroline di fondo pagina. Perché siamo così? Perché vogliamo solo le cose che fanno effetto e non invece quelle che sanano le situazioni? Senti mai il rumore di una persona assolta? Non lo senti, senti solo di una persona forse condannata. Questa cosa io sono certa che passerà. È un momento di crisi che viviamo, e questo allontana dalla politica, questo non invoglia la gente a mettersi in gioco, e la critica facile su internet non puoi dire nulla che vieni assalito e criticato. È chiaro che se la critica è costruttiva, io devo criticarti e dare la soluzione. Allora, se riesco a fare questo, allora ho raggiunto lo scopo mediatico. Ma se io critico per criticare, ovviamente sono su Facebook, Instagram e seguo un po' tutto, ma molte cose non le tengo neanche in considerazione. Invece c'è chi ne fa la discussione della giornata. Ah, sai, è successo questo, il vaccino procura questo, e così via. Ecco, quindi dobbiamo un po'. I virologi che ci sono in Italia. Io per esempio, io per esempio ho molta fiducia nella psicologia. Io credo che lo psicologo può molto aiutare
tutte le famiglie, le interazioni sociali, ad avere più fiducia in se stessi e un po' a proteggerci da quello che è il mondo mediatico. Io ho molta fiducia nel futuro e nel ruolo che avrà un giorno lo psicologo, spero, di famiglia. Noi abbiamo una trasmissione ogni giovedì alle 18 che si chiama Figli Young, che è la protagonista è una psicologa, tra l'altro, che sta a contatto con i giovani. Noi guarda, l'abbiamo fatto da questo è il secondo anno e ti devo dire che funziona tantissimo. Lei poi è molto brava e te la farò conoscere. Ti inviteremo non da politica ma da professoressa. Ma voi siete avanti, complimenti. No, poi appena finiamo la diretta ti racconto questa cosa che mi sa che raccontare qui, legata appunto ai nostri eventi, quelli culturali, nessuno mette un like. Appena abbiamo fatto una cosa, te la dico, ho fatto un esperimento sociale, mi sono preso parolacce, non te le posso dire quanto, perché io ho deciso di non mettere un video, ma intervistare Angela Mondello, che è comunque una notizia, bella, brutta, che piace. Praticamente noi che abbiamo intervistata, chiaramente noi abbiamo detto non è brava, perché gli errori, quello che ha fatto per quanto riguarda il video di Mondello, erano chiari a tutti, ha preso pure una multa, è stata penso anche denunciata, non entro nel dettaglio. Noi abbiamo subito uno schifo mediatico che tu non hai idea, e l'indomani, analizzando tutti questi post offensivi tutti, tutti indignati, io ho fatto questo video dicendo che comunque al tranello c'erano caduti tutti. Morale della favola, noi abbiamo intervistato personaggi di cultura e ti devo dire anche giornalismo professionisti, e non ci ha cagato nessuno. Abbiamo fatto una cosa culturalmente bassa di notizie, praticamente il web è impazzito. Quindi è questo purtroppo il vero problema della comunicazione di oggi. Questo è quello che hai detto tu in questo momento. Se dobbiamo buttare giù dalla torre qualcuno, anche senza sapere, assolutamente siamo pronti. Poi nel momento in cui magari c'è stato l'errore, perché la storia ce lo racconta, niente, non si dice, neanche spunta forse la notizia. In chiusura, dispersione scolastica. Con il Covid aumenta, è aumentata. Con il Covid è aumentata perché anche la didattica a distanza ha le sue regole. Quindi se il ragazzo non è presente né con l'audio né col video, ovviamente risulta assente a tutti gli effetti. Se ha problemi di connessione, noi scuola abbiamo il dovere di entrare in quella casa e aiutarlo proprio con i mezzi per non avere più l'alibi della didattica a distanza. Questo problema è serio, molto serio. Noi come psicopedagogisti, attraverso i presidi che sono fantastici in questa didattica a distanza, soprattutto al superiore, stanno veramente facendosi in quattro, però mi rendo conto che anche le famiglie devono fare il loro ruolo, perché vedete, finché c'era la frequenza a scuola, allora la scuola aveva una grande percentuale di responsabilità se il ragazzo non andava a scuola, ma nel momento in cui c'è la didattica a distanza, questa grande percentuale è passata alla famiglia necessariamente. Cioè dobbiamo vigilare sul ragazzo, perché i ragazzi purtroppo, io dico di oggi, ma anche ai nostri tempi era così, noi facevamo l'ora, ce la buttavamo, così dicevamo, e non andavamo a scuola. Ma non avevamo il telefonino, avevamo l'appuntamento. Non c'era niente, andavamo alle manifestazioni, ma lo facevamo forse uno o due giorni durante l'anno. Qua è una cosa continua, cioè i ragazzi trovano la scusa per non andare a scuola. E spesso a questo si aggiungono anche problemi, realmente problemi familiari. Genitori separati, che litigano tra loro, che non si prendono cura dei ragazzi. Così come anche docenti, io sono un docente per cui posso anche criticare la mia categoria, ci sono quei docenti che stanno poco vicini ai ragazzi, come invece ci sono quei docenti che sono fantastici. Ecco, senza dover generalizzare, è un problema, aumentano i numeri della dispersione, però è una dispersione diversa rispetto a quella che affrontavamo fino all'anno scorso, due anni fa. Noi ce la mettiamo tutta, però chiediamo anche più collaborazione da parte delle famiglie.
Grazie Maria Rita. Grazie a voi, grazie per avermi invitata e per qualsiasi cosa anche in altre situazioni, anche appunto in altre, come dire, con altri ruoli, io sono disposta ovviamente a collaborare con voi. Anche perché dico, noi più informazione è certa, ecco, noi siamo anti-fake tutta la vita, perché prima di anche scrivere qualcosa ci accertiamo quasi al 100%, soprattutto dalla fonte. Anche questo è anche un altro problema che gira in rete, che la gente non sa leggere magari bene il dominio, un po' simile magari a quelli registrati, non so, tipo Corriere della Sera, invece magari c'è una E più, una E meno. Corriere del De. E praticamente partono le fake news che poi chiaramente non sono di provenienza importante. Grazie per questa chiacchierata, ringraziamo Maria Rita Picone, appuntamento è a domani sempre alle 17 su Fiorucci TV, Politica Facile.